Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova lezione. Cosa andremo a vedere? La Jogged Elmsley di Jack Parker. Non è importante saperla fare quanto conoscerla a livello di cultura personale. Quindi, dopo di questa, andremo a vedere invece quella che forse era la Elmsley Count tradizionale, così come ce la spiegava lo stesso autore Alex Elmsley. La Pinch Grip, cioè la Elmsley Count sulla punta delle dita. Quindi, ragazzi, andiamo giù e andiamo immediatamente a lavorare. Come sempre partiamo con la impostazione classica 3 di dorso, 1 di faccia. Quella di faccia come terza dalla cima delle 4. Ora, la jogged Elmsley consiste in una normale Elmsley count, tipo si rileva la prima. La doppia viene messa in outjog verso l'esterno, si spinge verso il basso, si mette la terza carta in sempre in outjog prelevando l'ultima da sotto, si conta 3 e si conta 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Ancora una volta, 1, 2, 3, 4. Vediamola dall'alto. Questa è la posizione. Quindi abbiamo, portiamo via la prima, 1, posizioniamo la doppia in outjog, 2, la spingiamo verso il basso, la singola in outjog e preleviamo l'ultima da sotto, dicendo 3, 4. Rivedendo ancora una volta, abbiamo 1, 2, 3, 4. La outjogged Elmsley. Pinch grip o Elmsley sulla punta delle dita. Giriamo la carta e dobbiamo occultare. Molto semplicemente è la tradizionale Elmsley che lo stesso autore Elmsley Count ci insegnava. Quindi si spinge la prima, si spinge la doppia, seconda 3 e 4. Questa è la situazione finale. Rivediamola molto lentamente. Abbiamo 1, 2, 3 e 4. Ancora una volta contiamo 1, spostiamo la doppia e recuperiamo sotto la singola. Mi raccomando sempre, ricordate questo particolare che lo fate in tanti. Questo è sbagliatissimo. Casomai recuperiamo col medio e spingiamo sotto l'indice e portiamo via la doppia. Quindi 3 e 4. Ultima volta, giusto per gradire, 1, 2, 3 e 4. Vediamo anche dall'alto. Quindi, posizione di partenza. Spostiamo via la prima e spingiamo la doppia fuori. Recuperiamo questa carta sotto, prelevando la doppia, contando 2. Quindi 3 e 4. Vediamola una seconda volta, appena va a fuoco, ecco qua, ci siamo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4.